Ciao! Ottava maratona qui a Rione Carnito da Rione Irpino in occasione delle festività della Madonna di Fatima. Parliamo con la responsabile Giovanna Laporta, ancora una volta un grande successo. Grazie, grazie a voi della partecipazione e della stima. La nostra ottava edizione ci vede sul campo, come sempre tradizione per la festa Madonna di Fatima, venire sulla strada, uscire dalle classi, dalle case, perché è giusto, perché lo sport è quello che unisce e lo sport fa diventare grandi, fa crescere, quindi noi ci crediamo, il nostro progetto coinvolge i bambini della scuola materna, della scuola elementare e quest'anno della scuola media, perché siamo istituto comprensivo. Quindi è con gioia che ripetiamo questa edizione, ma sempre con entusiasmo. Abbiamo la presenza degli ex alunni, dei genitori che corrono, degli ospiti che ci onorano della loro presenza. È doveroso ringraziare l'amministrazione e chiediamo per questo rione di essere più presenti e più vicini, perché è un rione che può tanto, merita tanto e non deve essere dimenticato. Grazie. Noi ci accomuniamo a quello che ha detto Giovanna Laporta, siamo più vicini a Rione Cardito perché una volta tanto qui in Rione Cardito parliamo di eccellenza. Grazie. Grazie a lei, a tutta e tutto lo staff. Chiaramente abbiamo parlato di atleti in erba, però parliamo anche di atleti di lungo lignaggio e corso. Marathon Club ancora una volta vicino ai bambini. Certo, la Marathon Club ad Ariano ormai rappresenta una istituzione per quanto riguarda il podismo. Siamo presenti sul territorio con un centinaio di iscritti, atleti amatori podisti, ovviamente non professionisti. Oggi diamo il nostro contributo a questa manifestazione, sovraintendiamo un poco questi ragazzi che porteranno avanti questa gara. Saranno ovviamente delle corse fatte da bambini di scuole elementari e scuole medie e noi stiamo qui per proteggerli. Bene, bene, andiamo a trovare i campioni, il primo campione della giornata. Ciao, come ti chiami? Elio. Allora, hai vinto? Sì. Sei contento? Sì. Ma è stato difficile? Sì. Gli altri com'erano? Erano bravi anche loro? Sì. Sei contento allora? Sì. Ok, bravo. Uno dei campioni, tu hai già corso? Hai corso già? Ti sei stancato? Sì. Però ti sei divertito, dai. Sì. Come ti chiami? Antonio Colanduno. Quanti anni hai, Anto? 6. Bravo Antonio, Antonio, bene. Io no. Ma dopo partecipo. Quando partecipi? Sì. Fra un po', insieme. Ah, ok. Fra un po'. Ma voi di che classe siete voi? Prima media. Prima media. Prima media. Quinta. Quinta, va bene, vediamo le signorine. Allora, ma voi avete già corso? Quando dovete correre? Dopo. Che classe siete? Le quinte. Quinta? Sì. Come ti chiami? Martina Flavia. Martina Vaiale. Alissa. Bene, continuano i bambini.
Si sente gridare la signora alla porta più di noi, ma la prossima batteria sta per arrivare. Comunque questo e tanto altro ancora, festa Madonna di Fatima, quest'anno 8ª maratona. Bene, continuiamo la nostra carrellata meravigliosa cercando di intervistare questi giovanissimi. Voi avete partecipato, avete già corso? Sì. Com'è andata? L'anno scorso però, eh. Ma quest'anno devi correre quest'anno? Sì. Quando? Dopo? Prima media. Come ti chiami? Laura. Laura, tu hai corso? Hai fatto la corsa? Sì. Che classe fai tu? Prima. Come ti chiami? Vittorio. Bravo Vittorio. Tu invece? No, io c'ho ancora la corsa. Come ti chiami? Antonio. Antonio. Vittorio e Antonio, queste belle signorine. Che classe siete voi? Quinta. Quinta, tutte quinta? Quinta. Sì. Forza Inter, ma avete già corso? No. No. Dovete correre per un po'? Sì. Secondo voi chi vince di voi qua? Vince lei? Dobbiamo spostarci. Ciao ragazzi, auguri. Mas eu só quero educar meus filhos, tornar cidadão com muita dignidade. Eu quero viver bem, quero me alimentar com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Oxi, bene amici, io vi saluto, vi ricordo ancora una volta
Festa Madonna di Fatima, state con noi.